Ciao a tutti ragazzi, sono Ara e benvenuti a questa nuova recensione. E oggi abbiamo tra noi un action figure del 2013 prodotta dalla Diamond Select della linea Marvel Select. Abbiamo ovviamente Ghost Rider. Ed eccoci qua ragazzi con il nostro packaging, davvero molto ma molto bello. Vedete, questa è la parte frontale, ovviamente non entra nell'inquadratura per quanto è grande. Sul lato abbiamo questa splendida e minacciosissima immagine del Ghost Rider. Odio quel maledetto adesivo che molte volte mettono proprio su quell'immagine. Perché dovete rovinare proprio quella cavolo di immagine che è fantastica da esporre? Sulla parte posteriore abbiamo l'immagine della nostra figure. Altre due figure disponibili, ovvero Nightcrawler che non ho e il Venom che ho ed è fantastico. E poi abbiamo un'immagine del fumetto e poi il solito papiello. Se volete leggerlo mettete in pausa adesso. Ragazzi, lo so che avete fame, siete vogliosi di vedere la nostra figure fuori dalla confezione, ora vi accontento subito. Ed eccoci qui con la nostra figure unboxata, ragazzi, davvero si presenta molto ma molto bene, come vedete accompagnato da questa base davvero spettacolare. Ora la vedremo nei dettagli. Ed eccolo qui il nostro bel pezzo di terreno con queste mani demoniache che fuoriescono da sottoterra, vedete la lava anche che fuoriesce da tutte le parti. Davvero, guardate qui, si sono superati con questa base, è davvero eccezionale. Guardate tutti i dettagli della pietra in frantumi, il dettaglio della pietra stessa, il painting è incredibile, sembra davvero di avere pietra reale tra le mani. Ragazzi, quelli della Diamond Select sono dei maestri a creare queste basi. Guardate anche l'effetto della lava, davvero strepitosa. Qui c'è un perno dove si può posizionare la nostra figure e qui un altro. Per completezza vi faccio vedere anche sotto che è tutta arancione. Ed eccoci qui ragazzi sul nostro Ghost Rider, il divoratore di anime. Ha questo sculpt e questa posa molto imponente, devo dire ben realizzato. Ora andremo a vedere nei dettagli. Come sempre zoom sul volto per farvelo vedere in tutto il suo splendore, perché è davvero impressionante ragazzi. Guardate qui i dettagli sullo scheletro, sul teschio, guardate, incredibile, tutte le ombreggiature nere, lo sporco sul painting, non saprei definire il colore del painting perché ci sono talmente tante variazioni su questo bianco che lo rendono davvero incredibile. Poi abbiamo i capelli, diciamo queste fiamme che partono in tutto intorno al volto del Ghost Rider, davvero molto ben realizzate, di questa plastica arancione trasparente. Vedete qui purtroppo si vede il perno all'interno della testa, potevano farlo arancione così magari si sarebbe visto di meno, comunque è un minimo particolare perché comunque io ci sto anche puntando la luce contro, quindi normalmente non si vedrebbe così tanto. Comunque dicevo, il painting su questi capelli è davvero molto ma molto ben realizzato, con questi tratti gialli molto semplici ma efficaci. Vedete qui anche le fiamme che partono all'interno del colletto, davvero molto ma molto bello. Vediamo il resto della figure, vediamo il colletto in plastica molto rigida, quindi non si può minimamente muovere. Vedete, tutto il corpo ha questa, diciamo, tuta da motociclista, si può chiamare così, molto retro, davvero molto ma molto figa, con questo effetto pelle, questi graffi effetto pelle, davvero molto molto bene, un sacco di ombreggiature, molto effetto comics, davvero mi piace un sacco come hanno realizzato questo painting sulla figure. Vediamo la cintura, un po' particolare, con queste fibbie davvero strane a forma ovale. Le mani hanno due posizioni differenti, una è chiusa a pugno, una è aperta. Però ragazzi, io volevo farvi notare il painting sui guanti. Ora ho fatto un attimo un iper zoom, diciamo così, sulle mani. Guardate qua il painting di fango, diciamo di sporco sulle dita, è fantastico. Se mette magari a fuoco mi fa un piacere, così lo vedete. Ecco qua, prima c'era riuscito, davvero molto ma molto figo ragazzi. Ovviamente c'è anche sull'altra mano. E torniamo a uno zoom un po' più normale, andiamo a vedere le gambe, anche qui ben realizzate, lo sculpt con queste pieghe del pantalone, diciamo molto molto ben realizzato, anche la muscolatura, i dettagli sempre ottimi. Andiamo agli stivali che sono di pelle nera, ragazzi sembra davvero pelle per quanto hanno fatto bene l'effetto. E anche qui vediamo varie macchie di sporco, diciamo, che accentuano ancora di più l'effetto pelle e il fatto che
si tratti di un motociclista. Come avrete notato, ragazzi, le articolazioni di questa figure sono abbastanza deboli. Vediamole subito: abbiamo la testa su sfera che permette un movimento un po' laterale, un po' in su, praticamente niente perché riesce a guardare solo di fronte, e un po' in giù discretamente. Comunque è la rotazione di lato è limitata a questo movimento per le fiamme che escono dal collo. Poi abbiamo l'apertura alle braccia con questo raggio, piegamento al gomito con singola articolazione, rotazione al polso, rotazione alla vita, piegamento in avanti della gamba, poco e niente indietro, nessuna apertura, piegamento del ginocchio con singola articolazione e piegamento su e in giù del piede. In conclusione, ragazzi, come spesso capita con le Marvel Select, siamo di fronte a un action figure ben poco posabile, però dettagliatissima e sicuramente spettacolare da esporre. L'altezza della figure è 18 cm circa e il prezzo si aggira intorno ai soliti 25 euro delle Marvel Select, ma anche meno. Sinceramente a me piace davvero tantissimo come hanno realizzato questo Ghost Rider e mi sento di dare un 8 pieno a questa figure, anche se non è molto posabile. Ah, questa catenella comunque l'ho aggiunta io, è una catenella normalissima, non ci vuole nulla a farla, però fa davvero un bel effetto secondo me, anche perché l'arma di Ghost Rider è appunto una catena fiammeggiante. Ci sarebbe voluta anche la sua bella moto, però comunque non si può avere tutto dalla vita. Come sempre, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate della figure, se siete d'accordo con il mio voto qui sotto nei commenti. Bene ragazzi, anche per oggi la nostra recensione finisce qui. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete il mi piace, ovviamente lasciate i commenti come ho detto prima con le vostre opinioni, se volete fare gli eroi condividete il video e poi vi chiedo il favore di cliccare nel link del Big Bad Toy Store in descrizione. Ogni volta uno scioglilingua per dire sto Big Bad Toy Store. Beh ragazzi, comunque anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao da Ara e da Ghost Rider e collezionate sempre! E oggi abbiamo tra noi un action figure del 2013 prodotta dalla Marvel's... No...